Oggi nuovo leggo le recensioni, ma stavolta leggo le recensioni positive dei libri che ho odiato. Sempre armata di telefono e di Goodreads, DNF non gli ridò i voti perché non mi sembra giusto, non mi sembra corretto nei confronti dell'autore. Inoltre non do i voti a quelli che tipo mi ricordo di averli letti e quindi l'ho segnati come letti, ma non mi ricordo che ne ho pensato e quindi non gliel'ho dato. Iniziamo con uno, addirittura non ci ho scritto manco la recensione, ho messo solo 2 stelle e punto, perché mi ricordavo di averlo letto, ma mi ricordavo anche che non mi piaceva. Non mi è piaciuto, non l'ho capito, probabilmente non lo so, ma non mi è piaciuto. E parliamo di 1984 di George Orwell. Media generale 4,19 con 4.502.979 recensioni. Ok, questo è un reread, quindi direi che questa potrebbe fare al caso nostro. James scrive: James l'ha riletto ultimamente sapendo che insomma, il suo pensiero è diverso rispetto a quello che era qualche anno fa, ma è rimasto comunque talmente scioccato da dargli 5 stelle. Manda, quanto sia lontano il mondo nostro rispetto al mondo che descrive George Orwell in 1984, dove l'oppressione is really in your face, ne è molto all'occhio di tutti, nella realtà è molto nascosto da parole carine e leggi fatte ad hoc. Alla fine del giorno, quindi il succo, ti fare veramente chiedere se la sicurezza e safety and security, quindi sì, il senso di sicurezza, se veramente è quello a cui aspiri e se vale il prezzo che lo paghi. Considerando che alcune videocamere messe in alcuni posti sono quelle che hanno aiutato a prendere alcuni killer, alcuni serial killer, alcuni mafiosi, eccetera, hanno aiutato a risolvere alcuni misteri, a ritrovare alcune persone scomparse, e direi proprio di sì, caro James, direi proprio di sì. Però diciamo che alla fine James ha dato questi 5 stelle sulla base di che cosa ha suscitato il libro in lui. Quindi direi che, to my understanding, quindi per quello che ho potuto capire io da questa recensione, James la pensa un po' come George Orwell, quindi ci sta che gli ha dato 5 stelle. Facciamo questa e poi andiamo al prossimo libro. Allora, questo è Justin e mi piace perché inizia così. Hello friends, let's chat for a second here. Ok, questa è una recensione 5 stelle scritta nel 2019 che a me piace tantissimo, cioè questa mi fa venire effettivamente la voglia di rileggere questo libro e vedere se effettivamente quello che lui dice è vero. Perché lui dice questo? Questo è 1984, scritto da George Orwell, magari ti hanno costretto a leggerlo a scuola superiore perché in America, no, almeno negli Stati Uniti, è uno dei libri per cui, come da noi si fa tipo la Divina Commedia piuttosto che I Promessi Sposi, loro di solito fanno 1984 e To Kill a Mockingbird, di solito questi sono i due libri che fanno. E lo hai odiato perché stavi a scuola, perché dovevi farci i test sopra, per questo l'hai odiato. Però non stai più a scuola. Dice, se oramai sei un adulto, è un'età diversa, hai un'età diversa. Quello che semplicemente sto dicendo è che nessuno ti costringerà a leggerlo, ok? Non ci devi scrivere sopra un riassunto di 500 parole o comunque descrivere il simbolismo e cose del genere. Io sono semplicemente un ragazzo normale che fa un suggerimento. Che ti dà un suggerimento, ti dà un consiglio. Non sono nessuno, sono semplicemente un cristiano normalissimo che gira per Nord America. Quello che ti sto consigliando è di rileggerlo. Magari no domani, magari no dopodomani, magari no nei prossimi mesi, ma prima che mori, praticamente, ti rileggerlo. Perché sì, è ancora rilevante, sì, è ancora spaventoso, e sì, George Orwell
ci aveva imbroccato, ci aveva azzeccato su tante cose, considerando che è il 2018, sto scrivendo, sto leggendo, ho appena letto un libro chiamato 1984 che è stato scritto nel 1949. Sai di cosa parla, sai che dovresti leggerlo, vai fuori, compralo, siediti e leggilo. Ok? Questo è un commento 5 stelle che per un libro che a me, io ricordo avermi fatto pena via da misericordia, mi fa venire il dubbio del ok, forse lo dovrei rileggere e vedere effettivamente se, come ti chiami, se Justin c'ha ragione al riguardo. Fammi sapere nei commenti, voi che dite, lo dovrei rileggere. Altro libro, tra l'altro l'ho letto molto recentemente, sempre tra l'altro di Orwell. Guarda caso, io penso che a me non mi piaccia la scrittura di Orwell, io sono giunta a questa conclusione, è Animal Farm, a cui io ho dato 2 stelle, 2010, A Perfect Book. People will still be reading this in 1000 years' time, when communism is just a footnote. Un libro perfetto, le persone continueranno a leggerlo anche tra centinaia, tra migliaia di anni, dubito, quando il comunismo sarà solo una nota a piè di pagina. Vedetemi come una recensione del genere non è una recensione particolarmente politica. Prendiamo la recensione, diciamo, che mi sembra un po' meno politica. La recensione di Lynn. E dice, vediamo, ah, questo l'ho letto 2 volte, quindi vediamo il rereading. È abbastanza politico, diciamo, nel senso che in realtà lui dice, vabbè, che dovrebbe farlo diventare una cosa annuale il fatto di rileggerlo e che questo libro spesso e volentieri è quotato, è vero, e che Orwell era contro il totalitarismo, non necessariamente contro il socialismo, e che questa cosa lo possiamo evin si evince anche dal fatto che Manor Farm diventa Animal Farm, che lui va contro tutta la propaganda del regime totalitario e che questo è un romanzo che comunque va avanti negli anni. Perché le lezioni che impartisce, le osservazioni che fa, sono rilevanti ora come erano negli anni 40 ed è esattamente, diciamo, la sensazione che ho avuto io, nonostante io ho dato 2 stelle, cioè è un libro che è senza tempo, purtroppo, però allo stesso tempo del libro stesso, che mi stai a dire, Caroline, niente, non mi stai a dire niente del libro stesso, cioè tu mi stai a dire di quello che era Orwell, che tra l'altro, a meno che non lo conoscevi personalmente, dubito che tu possa effettivamente sapere. Se che cosa, se quali erano le visioni politiche di Orwell, perché non, questo è il problema. Con gli autori, tante volte uno dà per scontato che tu li sai leggere, capiti come sono fatti, ma così come con le persone che vedi tutti i giorni, tu ti puoi fare un'idea di quello che quella persona pensa politicamente parlando, ma lo sai poi realmente? No, realmente non lo sai. Questo non c'è assolutamente niente di politico, ok? So che riceverò un sacco di odio per questa cosa, per questo libro che sto per dire. Però non fa niente, rispettiamo l'opinione altrui, per favore. Per favore. From Luca of We Love, di Mariana Zapata. Quindi non so perché ti amo in italiano, è uscito. Io gli ho dato 2 stelline e 1,75. Non mi venite a rompere scatole, è quasi 6, ok? Quindi è quasi la sufficienza. Ma non è la sufficienza, era troppo lento, decisamente troppo lento. Cioè, raga. Lo Slowburn, sono d'accordo con voi, ma questo era noioso da morire, cioè come ha fatto a piacere? Cioè questo oltre ad essere Slowburn, che ci potrebbe stare, è proprio uno slow pace, cioè è proprio lento, non cammina sul libro. Io so che questo libro è stato molto amato, lo so, perché l'ho visto su TikTok, l'ho visto su Instagram, l'ho visto su Goodreads, l'ho visto su YouTube, l'ho visto, lo so, lo so. Io non capisco l'hype che c'ha sto libro. Queste 115.475 5 stelle. Cerchiamo di capire qualcosa che effettivamente mi può far pensare che forse ho letto male io il libro. Non riuscirò, sicuramente il nome lo dico male, a Porva, ma dubito che se verrà così. I can rant about a book I didn't like, or moderately liked, but for the ones I love, it seems like there wasn't a single thing I didn't live for, and this book definitely falls under that category. Even Ivan and Jasmine have a piece of my heart, and even if they are not my first favorite couple, posso capire la coppia. Ok? Perché la coppia in sé piace anche a me. Cioè, la coppia Ivan e Jasmine piace anche a me. È lui che non mi piace.
È lui che pesate. Spocchioso non c'è assolutamente, cioè, oltre ad essere spocchioso, non cambia assolutamente per niente. Cioè, lui rimane con lei lo spocchioso che è dall'inizio alla fine. Non c'è evoluzione quel personaggio. I have made an important decision. Questa, esattamente come quella per 1984, è una di quelle recensioni che voi la leggete e vi fa venire voglia di leggere il libro. Ok? E secondo me è come va fatta una recensione a 5 stelle. Io le faccio così, probabilmente no, però sono quelle che a me attirano di più. E è anche quella che mi fa capire esattamente il perché io gli ho dato 2 stelle. 2 stelle 75 e questa Cristiana era 5 stelle. Inizia dicendo che ha capito che Mariana Zappa è diventata uno dei suoi autori preferiti e per quanto riguarda From Luca with Love, quindi non so perché ti amo, è uno slow burn, un romance slow burn incentrato su ice skating in coppia. Non solo è uno dei sport più belli, ma è anche uno sport di coppia. E quindi già questo ti dice, è un'idea fantastica il fatto di aver scritto una cosa del genere. E poi i protagonisti si odiano, quindi ovviamente è un hate to love, quindi un odio, odio amore, e è magnifico. Non suona come il romance più figo al mondo che è stato scritto, non so che cosa lo fa. È stato bellissimo e poi era scritto dalla regina Mariana Zapata. Adesso so che devo leggere ogni libro di lei perché le sue storie sono incredibili. Ok, questo mi fa capire il perché a me non è piaciuto From Luca with Love, perché a me non piace la scrittura di Mariana Zapata. A me quello slow burn così non piace, quella forzatura del oh mio Dio, sei l'ultima delle mie risorse. No, no, l'ultima delle mie risorse so io, quindi fino a che io sono in grado di competere, io competo. Non sei tu la mia ultima risorsa. Però questa è una recensione da 5 stelle che mi dice: ehi, guarda, se ti piace questo tipo di romanzo, così, 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 quindi Hate to Love, Ice Skating. Force, last chance, you're my last chance, and whatever. È un romanzo per te. Quindi questa è una recensione da 5 stelle che nonostante non fa il caso mio perché sono tutte cose che hate to love mi piace, ma non mi piace il fatto che sia you're my last chance per qualcosa, quindi che tu sia la mia ultima speranza per questo piuttosto che per quello. Perciò non, cioè, già solo leggendo questa io non l'avrei letto. Però se fossi interessata in queste cose, se questi fossero i trope che mi piacciono, questa è una di quelle recensioni da 5 stelle che ti fa capire, ti fa alzare le chiappe dal divano, andare in libreria o premere su Amazon e comprare il libro e leggerlo. Questa è una recensione a 5 stelle fatta bene. Detto questo, io vi saluto, vado a montare i video e ci vediamo domani con un nuovo video.